questo liquido è un liquido particolare che se io lo tocco cristallizza immediatamente. Vedete, piano piano sta partendo ed è diventato solido. Vedete? È diventato solido, un po' il miracolo di San Gennaro al contrario, diciamo. E perché è accaduto questo? Lo chiediamo al nostro ospite di oggi pomeriggio, che è Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare del CNR e dottore di ricerca in scienze dei materiali avanzati. Ciao Valerio. Ciao Marco, grazie. Allora, io non ho doti miracolose, eppure questo materiale è diventato solido adesso. Perché? Questo è un liquido molto particolare che vendono proprio per questo scopo, a scopo terapeutico, perché durante la cristallizzazione, che è esattamente il processo che stai mostrando, un liquido che sia in uno stato instabile può diventare immediatamente solido e rilasciare l'eccesso di calore. Infatti che è caldo contiene. Adesso. E infatti è caldo. E questo è un sistema che noi in gergo definiamo instabile, un po' come un castello di carte che è in condizione precaria quando è costruito. Basta una piccola spinta, come la sollecitazione che hai dato tu, e crolla, e tutte quanti i componenti si mettono allo stesso livello, esattamente come sono le molecole in questo momento. Quindi il suo livello di stabilità, diciamo, è la fase solida. Solida a questa temperatura, la temperatura dello studio. In realtà questo è un oggetto che serve per, proprio per sviluppare calore, e che serve per chi soffre di dolori, di artriti, per mantenere calore sulle parti. È una forma molto pratica di accumulo e di rilascio di calore. Tu immaginati che cosa si dovrebbe fare se uno avesse bisogno di un calore a temperatura non troppo elevata, se non avesse a disposizione la possibilità che con un semplice clic di una cimice che è lì all'interno possa ottenere il calore che gli occorre per avere sollievo per i propri acciacchi fisici. Senti Valerio, fammi capire invece come il calore può determinare o meno l'equilibrio di quello che voi fisici chiamate un sistema. Un sistema. Allora adesso lo facciamo direttamente. Abbiamo messo una candela con allora, un chiodo. Allora, una candela con un chiodo al centro, in maniera tale che sia praticamente in condizione orizzontale. Adesso accendiamo, da una parte per uno. Accendiamo la nostra sì. candela. Vado, eh? Sì, da tutte e due le parti lo stoppino. E osserviamo il comportamento della candela. Piano piano inizia ad oscillare. Allora, la cosa singolare è che sembrerebbe che questa parte in questo momento sia più pesante, perché la candela si flette più in avanti che indietro. Ma guardate che cosa succede. Non si sta, ecco, ha ripreso. La parte che è più pesante si inclina di più e la fiamma quindi ha la capacità di sciogliere più cera, quindi si alleggerisce, e la parte che prima era più leggera diventa più pesante, e così via. Quindi una sorta di altalena. È un'altalena che è un sistema, come noi chiamiamo in gergo, reazionato, nel senso che quando c'è un eccesso di una delle due parti, l'altra parte lavora in maniera tale che da compensare questo eccesso. È come quando uno va a spingere un bambino sull'altalena e deve spingerlo sempre quando l'altalena è all'apice. Sì. Perché altrimenti non funziona. Questo qui possiamo dire è il fenomeno che governa il funzionamento del Sole. Noi sappiamo che il Sole è una palla di gas incandescente, il gas compresso si riscalda, il gas espanso si raffredda. Il Sole, la materia di cui è costituita il Sole, per gravità tenderebbe a collassare, come diciamo, cioè a restringersi intorno al proprio centro, ma il gas che si restringe si riscalda e quindi tenderà ad espandersi nuovamente, perché abbiamo appena detto un gas riscaldato si espande, espandendosi si raffredda e tenderà nuovamente sotto l'effetto della forza di gravità a ricompattarsi al centro, e così via. Senti, quindi il nostro Sole pulsa in realtà. Il nostro Sole pulsa come tutte quante le stelle, non sono delle pulsazioni così visibili come l'oscillazione di una candela, ma il concetto importante è questo, che quando c'è un sistema
con due effetti contrastanti. Se questi contrastano efficacemente, il sistema rimane stabile in equilibrio. È un po' quello che è successo al famoso ponte di Tacoma, sì, in Washington nel 1940, che entrò in risonanza non appena fu costruito, prendendo del vento, entrò in risonanza e si distrusse. Infatti questo è l'altro esito possibile di sistemi di questo genere. Abbiamo fatto l'esempio del Sole, che invece è in condizioni stabili, oscilla mantenendosi però sempre nella propria condizione. In questo caso invece vediamo che la sollecitazione non è contrastata efficacemente, tende ad aumentare sempre di più fino a produrre la distruzione dell'intera struttura. Ricordo che in quel ponte non ci furono vittime, anzi ci fu una vittima che fu un cane, poverino, che ci rimise non le penne ma il pelo in questo caso. Ed è lo stesso principio per il quale una nota netta emessa da una cantante può spezzare un vetro di un cristallo, di un bicchiere? Assolutamente sì, perché il suono è una vibrazione, è un'oscillazione, un po' come l'oscillazione della candela che stiamo vedendo, che si comunica, che si trasmette alla struttura del vetro, che per simpatia, noi diciamo per risonanza, inizia ad oscillare con la stessa frequenza. Se non c'è un meccanismo che attenui questa oscillazione, quello è il risultato, quello questo che vedete. Quello che stiamo vedendo in questo momento, ecco qua il bicchiere che entra in risonanza. Senti, qui abbiamo visto come si trasmette il moto e il calore, sì, che sono delle forme di energia, però noi adesso facciamo un'altra dimostrazione di una forma di energia con la luce. Esatto, abbiamo predisposto proprio questo sistema. Vieni qua vicino a me. Arrivo. Allora, noi abbiamo una bottiglia di acqua, un laser, un puntatore laser di quelli che si usano normalmente per le dimostrazioni. Esattamente. E magari abbassiamo un pochino le luci dello studio così lo vediamo meglio. E togliamo il tappo. Togliamo il tappo alla nostra bottiglia che abbiamo forato. E ne fuoriesce uno zampillo, come allora, si vede chiaramente. Se tu punti allora, il laser... Allora, se io punto il laser non in corrispondenza del foro, ma al di sopra, si vede chiaramente che il laser è proiettato sulla tua mano. Eccolo qua. Ma se io vado in corrispondenza del foro scendendo, lo zampillo si illumina. E diventa verde, giusto? E anche il tuo dito inizia ad illuminarsi di quella stessa Eccolo. Luce. La cosa singolare è che l'acqua che trattiene la luce al suo interno non segue un percorso rettilineo come fa la luce solitamente, ma un percorso curvo, parabolico. Ancora diciamo. Viene un pochino più su che si vede perfettamente. È come se fosse una fibra ottica d'acqua. Esattamente. La luce che entra all'interno del fiotto rimane imprigionata come l'acqua all'interno di un tubo di innaffiamento sì, da sì, giardino sì. E se ne va a spasso seguendo una traiettoria che è parabolica, cioè che è curva, anziché quella rettilinea. Che è quella tipica della luce. Quella tipica. Senti, facciamo, l'abbiamo detto, è lo stesso principio della fibra ottica, quindi se tu illumini questa fibra ottica, noi adesso qua la vediamo in dettaglio, allora, vicino al mio dito, sì. Di telecamera, io... Eccolo qua, allora la fibra ottica rimane in realtà non illuminata ed è curva. Esattamente, tu nel lo momento accendi, in cui io spingo il pulsante... Mollalo un attimo, rischiaccia, certo... Si vede chiaramente. E noi stiamo illumina. Simulando quella che poi è la trasmissione dei dati, cioè sì. La trasmissione Se binaria. Noi immaginiamo che l'assenza di luce sia uno zero e la presenza di luce sia un 1, siamo in grado di trasmettere qualunque messaggio in codice binario, una specie di codice Morse semplificato. E questa qui è la maniera più veloce per trasmettere i dati? Assolutamente sì, perché la luce bisogna... è qui che ti volevo... La luce recentemente è stata computata. Sembra che sia stata abbattuta sullo sprint da un fascio di particelle che si chiamano neutrini, la cui esistenza era nota, ma che fino adesso non si pensava che potessero eccedere la velocità della luce, perché la relatività di Einstein prescriveva che la luce dovesse essere l'entità fisica più veloce dell'universo. E invece pare che non sia così. Pare dai primi dati, però c'è molta controversia ancora. Ci sono tanti scienziati che hanno detto che si mangerebbero la camicia se fosse dimostrato che questa è la realtà. Senti Valerio, tu sei responsabile per la parte sperimentale del laser ad elettroni liberi di Frascati. Sì, è un concetto un po' difficile da spiegare in poche parole, però adesso prescindendo che cosa significhi ad elettroni liberi, questo è un super laser. Noi abbiamo visto che il laser utilizzato è costituito da una pennetta, questo invece è un laser lungo 50 metri
che anziché emettere luce, emette raggi X, gli stessi con cui si fanno le radiografie, sì, solo con un'intensità molto superiore, esattamente come l'intensità del laser è maggiore dell'intensità di una lampadina comune. Perché cosa lo utilizzate? Si utilizza laser? Perché questa radiazione che noi produciamo, i raggi X, ha la capacità di farci comprendere qual è la struttura intima della materia, come sono disposti gli atomi e quindi studiare, ad esempio, il materiale biologico durante il suo funzionamento per capire come siamo fatti. Materiale biologico che siamo noi. Siamo noi.